Suor Chiarina, ci vuole ricordare qualche episodio che le è rimasto particolarmente impresso? C'è stato qualche evento dove ha visto proprio la mano di Dio? Ne ho due, ma uno glielo dico subito. Mi trovavo a Bini dopo il 66, eravamo in una missione più dentro del paese. Ero con una certa suor Giovannangela, una suora bella, vicino a Vercelli. E un padre missionario ci mandò un grande pacco per i poveri. Non c'era mai fatto, andavo così, come arriva questo pacco così. E lui ha fatto il messaggio di tenere quel pacco grosso che veniva dalla Caritas diocesana. E lui che l'aveva mandato, questo padre di me. Bene, allora lo apriamo e cominciamo a dare ai nostri fratelli che ne ha bisogno. I nostri bambini africani sono così bravi che dice mamma, se io devo andare da una macchiarina non è che posso andare mani mani, dammi qualche cosa. Trovi la macchiarina sta facendo l'artigianato dei quadri in scorza d'olio, portale questa raffia già lavorata, un cordoncino, oppure un pezzo di raffia ancora senza lavorare, oppure un pezzo di scorza d'albero. Arrivano questi bambini cantando, che portavano qualcosa alla suora. E dico me, come faccio? Già la so mangiare, vieni un pochino. Dice, ma se cosa vuoi? Ho detto, io vorrei accontentare questi bambini, però e voi a Pasqua parlavo di qualche montese. Dice, e allora, vieni, la prendi la mano, gliela scrivo a fronte, andiamo in cappella. Cosa vuoi fare in cappella? Preghiamo. Che il Signore provveda a questi poveri ancora che ci sono. Però, lui ha detto, vedete lì piccoli, l'immagine del Cristo. Poi ha detto, io prendo il copri altare. L'altare, a lui resta la prima e la seconda domanda. Lui può dare, mi vedete ancora quello che ho detto. Io sì, perché questi bambini li abbiamo visti. Ecco, anzitutto bambini devono andare a mare perché sono sporchi, poveri, hanno fatto gli anni di 10 chilometri, la terra rossa, lasciate immaginare che. Sì, quello lo faccio fare subito. Tu prepari il vino, un po' di sardini, che li metti anche a mangiare, va bene. Sì, chiarino, compra di loro. Tu questo è il caldo, devi andare, facciamo insieme a bambini. Quel coraggio, sì, perché vedo da loro l'immagine di Dio, di Gesù, di loro con noi. Allora io cucisco questi due calzoncini celesti, vanno mangiata dalla suora in cucina, e parto, mamma mia, grazie di quello che ci hai fatto. Pregate la Madonna che ti aiuti sempre a San Giuseppe. Lo conoscete San Giuseppe? Sì, il babbo di Gesù, tutta la vostra cristiana. Allora a un certo punto mi aggrediva e disse, non so cosa sto facendo, se male o bene. Allora dicevo, anzi, i bambini sono andati via, sì, sono usciti adesso. E un gruppo di bambini cantavano. Collina, mamma Chiarina, Iensini. Il pacchetto per mamma Chiarina è arrivato e basta. Non ci pensa nessuno, così sperpute questo bile che... Comunque, si avvicina, hanno portato pacchetto questo. Apriamo questo pacchetto, indovini cosa c'è là dentro. Copri altare ricamato. Sa che l'ha fatto? Suora Maria Francesca che ha detto le biscotte. Ricamato da lei. Fiorellini impeccabili, tutti contorni. Sono io, sono giovane, ma se, ma questo è un miracolo. Se non ha del miracolo, ha di grazia grande. Gesù non voleva fare senza compiantare. Si rimane. Quando l'abbiamo steso sull'altare, giusto, non ha preso, chi ha preso mai le misure dell'altare? Impeccabile. Ci siamo inginocchiati, abbiamo ringraziato il Signore con le lacrime. Non so se ha di grazia, di favore, e tutti ci siamo detti, comunque noi abbiamo fatto la carità. Che come queste ce ne sono tante, questo è uno di quelli che abbiamo sperimentato, che ne ricordiamo ancora.